Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo delle ultime novità riguardanti il caso Sara Scazzi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. A 11 anni dall'omicidio di Sara Scazzi, durante un'udienza a Lecce per un permesso lavorativo, Michele Misseri ha fatto una dichiarazione sconvolgente. Condannato per aver nascosto il corpo della nipote quindicenne, rimarrà in carcere, insistendo sulla sua colpevolezza nell'omicidio. L'ultima apparizione di Misseri in tribunale risale al 5 novembre 2021 per una sentenza relativa ad accuse di calunnia. In quell'occasione, aveva affermato che il suo ex avvocato lo aveva indotto ad accusare la figlia Sabrina dell'omicidio. Durante l'udienza per il permesso, ha continuato a sostenere di essere l'autore dell'omicidio di Sara. Il suo attuale legale, Luca Latanza, ha dichiarato in una trasmissione televisiva che Misseri insiste sulla sua colpevolezza, dicendo: «Il signor Misseri continua a riferire agli operatori del carcere e agli assistenti sociali di essere sempre lui l'autore dell'omicidio della piccola Sara. Ha continuato a dire questo, ha continuato a dire che merita il carcere, anche l'ergastolo addirittura, e questo, da legale, lo vedo sostanzialmente come un elemento negativo per quella che potrà essere una decisione, tanto è che non sono assolutamente ottimista». Misseri sarà rilasciato a novembre 2024, ma nelle sue interviste continua a dichiararsi colpevole. Nel frattempo, il ricorso di Sabrina Misseri alla Corte di Strasburgo è stato accettato, il che potrebbe portare a una revisione del caso. Massimo Picozzi, ospite della trasmissione Quarto Grado, si interroga se il desiderio di Misseri di rimanere in carcere sia legato al suo sogno di riconciliarsi con la famiglia. E tu cosa ne pensi di Misseri? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.